GF VIP, Donna Maria tocca il seno alla Murgia e Antonella Fiordelisi a piangere, per me è finita cosa è successo nel van. La puntata del GF VIP del 27 febbraio comincia con il botto. Alfonso Signorini apre la serata con il Van Gate. Cosa è successo tra Edoardo Donna Maria e Nicole Murgia? Antonella Fiordelisi è all'oscuro e aspetta una risposta. I diretti interessati inizialmente non confessano e il conduttore li incalza, le mani erano al posto. Così Edoardo, dopo essersi reso conto di non potersi più nascondere, raggiunge Antonella e le dice la verità. Il grande fratello VIP ha fatto luce su quanto accaduto nel van a telecamere spente tra Nicole in corbaia. Edoardo Tavassi, Edoardo Donna Maria e Nicole Murgia. I riflettori erano soprattutto su Donna Maria e Murgia, che pensando di non essere scoperti, hanno avuto un contatto intimo. Il tutto alle spalle di Antonella Fiordelisi, che era in camera a dormire e racconta, ho avuto un incubo quella notte. Forse era premonitore, risponde Signorini. Il pubblico e gli altri vipponi si chiedono cosa sia successo. Le mani in che senso? Domanda Milena a Nicole. Lei risponde, le mie protesi. Poi Antonella svela l'arcano, me l'ha confessato. Le ha toccato le tette. E scoppia a piangere. In studio Rietta Berti prova a tranquillizzarla, dai. Chi sarà mai? Mentre Sonia Bruganelli è più netta, basta, chiudi con lui. Nicole Murgia prova a spiegare cos'è successo, parlavamo di protesi. Mi ha detto che in questa casa hanno tutte il seno rifatto. Ma che le mie sembrano vere. Così me le ha toccate da sopra, solo per tastarle. Signorini le chiede se lei sia pentita di qualcosa. Nicole risponde sicura, no. Poi chiarisce, non ho attrazione nei confronti di Edoardo, se per lui è il contrario non lo so. Donna Maria e Antonella non si amano, ha detto Antonino Spinalbese a Signorini. E la Geffina gli dà ragione, è vero, non mi ama. Una bomba che ha infuocato il confronto nella coppia. I due discutono in diretta e Signorini domanda, ma perché se litigate così, poi in camera vi riappacificate e vi lasciate sempre andare? E Antonella confessa, è una settimana che non facciamo niente. Poi, dopo aver scoperto cos'è successo con Nicole Murgia, prende una decisione, basta, non posso stare con una persona così, per me è finita.